Per alleviare i disagi a chi ogni giorno percorre la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, interessata dal primo maxi cantiere per la messa in sicurezza tra gli svincoli di Montelupo e Ginestra in entrambe le direzioni, la Regione Toscana, proprietaria della strada, la città metropolitana e l'azienda AVR che gestisce lavori e servizi hanno previsto specifiche misure, nessuna interruzione della FIPILI, durata dei lavori ridotta da 380 giorni a 240 giorni, cioè 8 mesi, e uscite alternative, cioè la strada provinciale 12 della Val di Pesa per gli spostamenti brevi e l'autostrada A11 Firenze Mare per i trasferimenti a lungo raggio. Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha detto che chiederà ogni giorno un report. Adesso io ho chiesto che tutti i giorni venga informato del numero dei lavoratori sul cantiere, perché credo che per i cittadini la cosa più inaccettabile è subire il restringimento della corsia e nello stesso tempo vedere che non si procede con la dovuta celerità. E poi i treni, 178 i regionali in movimento ogni giorno tra Empoli e Firenze e 98 nella tratta Firenze-Pisa. Stiamo anche pensando, e abbiamo già attivato Trenitalia, di far fermare altri 12 treni, che sono i treni fast provenienti da Pisa, con una sola fermata ad esempio ad Empoli, che possono arricchire ulteriormente l'offerta. Intanto, dopo i primi giorni di campagna di informazione, il traffico in FIPILI si è già ridotto. I dati dei primi tre giorni, quindi oggi compreso, ci dicono che i volumi di traffico, in particolare in carreggiata Firenze al mattino, che è il periodo un po' più, la fase, il periodo della giornata un pochino più critico, si sono ridotti di un 10-12%. Quindi è possibile che tutta la parte, insomma, tutta la campagna di informazione a presidio, o meglio, che ha preceduto l'avvio del cantiere, sia stata utile affinché l'impatto sia un po' più contenuto. Per il primo maxi cantiere sulla FIPILI è previsto un investimento di 6.400.000 euro sui 26 milioni totali del piano di interventi avviato dalla Regione Toscana. I lavori prevedono nuova pavimentazione con asfalto drenante, nuova segnaletica orizzontale, barriere fonoassorbenti e nuova rete di drenaggio. Il piano prevede in seguito un secondo cantiere tra Montelupo ed Empoli Est per un costo di 5.200.000 euro.